ringrazio il segretario del partito per aver voluto essere qui con noi quest'oggi. È un gesto di sensibilità ovviamente nei confronti della Campania intera, di affetto nei confronti della nostra città. Abbiamo avuto modo di verificare insieme alcune questioni di merito in maniera non propagandistica, non demagogica, da sindaci, diciamolo. Abbiamo fatto un giro in alcune delle realizzazioni che poi sono le cose che caratterizzano la mia candidatura. Come abbiamo detto in questa campagna elettorale, mi candido in nome delle cose che ho fatto, non in nome delle cose che ho detto, e sono le cose che faccio. Io ho il dovere di ringraziare Matteo Renzi non solo per questo gesto di sensibilità e di affetto nei nostri confronti, ma anche per due ragioni ulteriori. Non ho avuto modo di farlo prima, ho il dovere di farlo adesso. Per aver avuto il coraggio, da leader vero, di far celebrare le primarie in Campania e di rispettare il voto degli elettori e cittadini. Non mi pare che ci siano altri leader nel nostro paese che abbiano questo coraggio, dare la parola ai cittadini, agli elettori, ai militanti. E lo ringrazio per quel suo coraggio. Lo ringrazio anche personalmente per la fiducia che mi ha dato in un momento difficile. Non era semplice. Lo ringrazio di cuore e non ci dimenticheremo, ovviamente. Siamo nella fase finale di questa campagna elettorale. Siamo nella fase finale, dovete avvertire, lo sentite nell'aria, lo sento anche io, la responsabilità di prendere nelle mani il destino di questa grande regione, la seconda regione in Italia. Dobbiamo veramente riprendere in mano questa regione, dobbiamo farlo guardando in avanti, in qualche modo sintonizzandoci con lo sforzo che Matteo Renzi sta facendo per l'Italia, proiettando il paese nel futuro. La sfida che noi proponiamo per la Campania non è quella di fare un po' meglio o un po' peggio, ma di portare questa regione a confrontarsi con i grandi territori sviluppati dell'Europa e del mondo, portare questa regione dalla preistoria nella quale è, nella modernità, fare della Campania una grande regione in grado di confrontarsi con la Baviera, con la Renania, con le regioni della Francia, con la Sud Corea, con il Giappone, con i territori più dinamici e avanzati del mondo. Perché questa è una terra nella quale abbiamo tanti problemi, ma abbiamo anche tante straordinarie eccellenze. E voglio anche dirvi che vorremmo aprire una nuova storia per Napoli e per la Campania. La storia nella quale non sia più consentito a nessuno di inchiodare per l'eternità l'immagine di questa terra all'immagine della camorra e della delinquenza, perché non è così e non può essere più così. La Campania vive tante emergenze, come sappiamo noi meglio di chiunque altro, ma la Campania è anche la terra delle grandi università, è la terra nella quale la Scuola Medica Salernitana era il primo centro, uno dei fuochi della cultura d'Europa, dell'Occidente, nel campo della medicina, della filosofia, del diritto, dove vi è la più antica università civile del mondo, la Federico II, dove abbiamo centri di ricerca straordinari, dove abbiamo ad ogni angolo di strada piccole imprese che sono all'avanguardia, dove abbiamo nel campo dell'aerospaziale imprese che producono per la NASA, dove abbiamo centri di ricerca informatici inimmaginabili. Ho trovato a Montella un centro di produzione di prodotti informatici che è all'avanguardia nel mondo per i prodotti della produzione ingegneristica. Ma la Campania è anche la grande umanità, è anche la grande cultura, è il Teatro San Carlo, il Teatro Verdi, è Eduardo, è Massimo Troisi, è Pino Daniele, è basta. Allora, quando diciamo a testa alta, diciamo questo: vogliamo che emergano definitivamente le caratteristiche straordinarie e la ricchezza di questa terra. Ora noi saremo in grado di fare la competizione mondiale, di entrare pienamente nella modernità e di conquistarci sul campo il rispetto di tutta Italia e di tutta Europa e il mondo, se sapremo fare due cose: essere una classe dirigente degna di un paese moderno ed essere capaci di fare, non di parlare. Una classe dirigente in grado di guadagnarsi il rispetto. Non può pretendere rispetto a una classe dirigente che, come quella della Regione Campania,
nomina alla regione 400 consulenti esterni per il costo di 15 milioni di euro sottratti ai cittadini campani. Sapete qual è la mia proposta? Mandare a casa tutti e 400 i consulenti e ricostituire il fondo per la solidarietà agli anziani che è stato cancellato in questa legge. Ma soprattutto non avremo il rispetto degli altri se non saremo in grado di fare. La sfida è questa: passare dal chiacchierificio che abbiamo nella regione Campania alla capacità di trasformare questa terra in un motore di sviluppo per l'Italia intera, e ce la possiamo fare. Allora, essere capaci di fare significa in primo luogo avere delle idee, avere una prospettiva, avere un sogno da offrire ai giovani di questa terra, dove abbiamo quasi il 60% dei giovani disoccupati sotto i 35 anni, una tragedia sociale inimmaginabile. A proposito di impresentabili, gli impresentabili sono quelli che tolgono la speranza di vita e di lavoro ad una intera generazione. Cari amici, dobbiamo imparare ad avere delle idee grandi. Abbiamo parlato di un grande distretto turistico di valore mondiale. Forse non c'è terra al mondo che abbia una tale ricchezza. Da Roma scendere giù per 400 km di fascia costiera, una concentrazione di beni culturali, storico-artistici, ambientali, enogastronomici davvero unica al mondo. Una idea. Non buttare alla finestra, come ancora oggi accade, in una polverizzazione irresponsabile miliardi di euro di fondi europei, ma costruire un progetto di sviluppo che dia una speranza a un'intera generazione, un grande distretto turistico di valore mondiale. Fare la Campania la piattaforma logistica di tutta Europa e poi valorizzare i nostri settori produttivi, quelli industriali da difendere, da potenziare, quelli agricolo-industriali. La quantità di prodotto interno lordo legata all'agricoltura e all'agroindustria è quasi il doppio della media nazionale. Qui abbiamo delle eccellenze assolute che dobbiamo rilanciare e tutelare, ma soprattutto fondi europei. Sapete quanto perderemo di fondi europei del ciclo 2007-2013? 3 miliardi di euro. Al di là di tutte le chiacchiere della campagna elettorale, noi sprechiamo quest'anno 3 miliardi di euro. E siccome non mi va di fare frottole chiacchiere, vi dico dove e come perdiamo 3 miliardi di euro. Dei 2 miliardi e 700 milioni di euro che la Regione ha impegnato per i grandi progetti, almeno la metà dei grandi progetti non partirà nel 2015. Mi riferisco al grande progetto dei Reggi Lagni, grande progetto di Bagnoli, grande progetto Mostra d'Oltremare, grande progetto Porto di Napoli, 150 milioni di euro perduti, grande progetto Napoli Est, grande progetto Fiume Sarno, grande progetto Protezione della Costa Cilentana, grandi progetti Corpi Idrici Superficiali, 1 miliardo e 300 milioni di euro non apriamo neanche i cantieri entro il 2015, sono soldi perduti. Abbiamo perso 400 milioni di euro. Lo dico al nostro segretario, abbiamo fatto una gara per 5 impianti di depurazione a ristrutturare a novembre. Dopo 4 mesi l'autorità anticorruzione di Cantone ha giudicato che il bando di gara era assolutamente illegittimo. Risultato: 400 milioni di euro perduti, i depuratori non funzionano, le imprese hanno perso centinaia e migliaia di euro per fare le progettazioni e partecipare alla gara. Una tragedia. E il decreto per l'accelerazione della spesa, un'altra misura assolutamente irresponsabile, non produrrà più del 15% degli investimenti entro il 2015. Risultato: 3 miliardi di euro che se ne vanno in fumo in una regione che ha il 60% di giovani disoccupati. Bene, noi ci candidiamo per investire fino all'ultimo euro di fondi europei e non per buttarli dalla finestra e non per farci centinaia di clienti, ma per creare sviluppo, per concentrare risorse su pochi assi: un distretto turistico, il completamento delle reti ferroviarie e metropolitane, la banda larga su tutta la regione Campania, il recupero dei centri storici, la qualità sociale, 200 asili nido, la dispersione scolastica. Basta! Su questo 7 miliardi di euro che possono cambiare il volto dell'intera regione. E poi i grandi servizi di civiltà. La sanità, avete sentito anche voi, abbiamo risanato la sanità, una grande truffa mediatica. Il quadro della sanità che abbiamo noi davanti agli occhi è tutt'altro. Questa è la regione che ha i ticket più alti d'Italia, ticket messi anche dalla regione, al di là delle frottole che si raccontano.
cioè il ticket, la componente nazionale, quella regionale messa a ottobre del 2010, 5 o 10 euro per i laboratori e le radiografie, 1 o 2 euro per i medicinali. Bene, i ticket più alti d'Italia, le liste di attesa più lunghe d'Italia, una lista di attesa per un disabile in questa regione è di un anno e mezzo. Un padre di famiglia che ha un bambino disabile deve aspettare un anno e mezzo per sapere dove e come può curare questo bambino, in quale centro medico. È una cosa vergognosa. Liste di attesa a tempo indeterminato, non c'è certezza per un bambino che abbia problemi di autismo, oltre i 2 anni. Liste di attesa a volte di oltre 10 mesi per una mammografia. All'istituto Pascale, che è uno degli istituti più avanzati d'Italia e del mondo per la cura dei tumori, abbiamo questa situazione: per malati gravissimi di tumori lista di attesa di 3 mesi, e la sala operatoria rimane aperta un giorno la settimana perché mancano gli infermieri e manca il personale ausiliario. Una vergogna, la gente muore, altro che risanamento della sanità. Stiamo ripetendo in queste ore, stiamo ripetendo un numero drammatico. Sapete quanti sono in Campania? Lo dico sempre a Matteo. I cittadini campani che ogni anno vengono mutilati per il piede diabetico, 600 persone, perché manca una medicina preventiva sul territorio. Potremmo salvare l'80% di queste persone. E ogni anno arriviamo a settembre, quest'anno arriveremo a luglio, si interrompono le prestazioni sanitarie perché raggiungiamo i tetti di spesa, una vergogna assoluta. Beh, noi ci candidiamo a fare un'altra sanità, ad avere una sanità al servizio della povera gente, delle persone normali, delle famiglie, e non al servizio dei pochi notabili che si stanno vendendo in queste ore i primariati, i controprimariati, le strutture complesse, le porcherie clientelari che voi conoscete. Altro che brave persone. Però in compenso hanno inaugurato l'ospedale del mare. Siamo andati a vedere il giorno dopo, era chiuso, hanno inaugurato solo la portineria, anzi neanche la portineria, c'era solo il cane da guardia del cantiere. Hanno fatto la stessa cosa a Scafati, a Salerno, hanno inaugurato l'ospedale di Scafati, il giorno dopo era chiuso, una vergogna. Guardi, basterebbe solo questo per decidere di mandare a casa una classe dirigente per aver osato offendere la dignità e la civiltà di questi cittadini. Trasporto, meglio non parlarne, siamo riusciti a mettere in ginocchio il trasporto pubblico campano. Hanno tagliato 150 milioni di euro dal fondo per il trasporto pubblico campano. Abbiamo tenuto chiusi i cantieri per 4 anni in maniera incredibile, cioè hanno bloccato i piani attuativi del trasporto pubblico locale, dopo 4 anni li hanno attivati. Risultato: un contenzioso spaventoso con le aziende che hanno avuto la responsabilità di tenere i cantieri aperti. Abbiamo ridotto la Circumvesuviana in condizioni penose, abbiamo perduto la metà degli utenti. La Circumvesuviana 2010, 40 milioni di utenti, oggi 21 milioni di utenti. A Napoli 2010, 600 pullman in circolazione, 2014, 300 pullman in circolazione. E poi il fiore all'occhiello di questa regione: Porto di Napoli commissariato per 7 volte, perché il presidente della giunta regionale non indica la terna definitiva al ministero e al governo, e perché si intende far prevalere l'esigenza della politica politicante sull'esigenza degli imprenditori portuali e dei lavoratori portuali. Porto di Napoli rischia di morire nell'arco di 5-7 anni e noi continuiamo ancora a scherzare con queste stupidaggini. Beh, ci candidiamo a dare a questa regione un trasporto pubblico degno di un paese civile e non di un assessore che ha fatto semplicemente questa operazione. Non lo nomino. Ha dimezzato il servizio ed ha raddoppiato quasi il prezzo del biglietto. Questo è tutto. Credo che abbiamo necessità di voltare pagina. Anche per questa condizione del trasporto abbiamo avanzato una proposta che costa 50 milioni di euro, ma che copriamo con i fondi europei. Trasporto gratuito a tutti gli studenti delle scuole medie e delle università, per combattere fra l'altro anche la dispersione scolastica. Una bella proposta, 10.000 euro di prestito d'onore per completare il percorso formativo. È veramente entrare anche sul piano dei servizi pubblici dalla preistoria nella modernità. Infine, non mi dilungo, per fare queste cose abbiamo bisogno di una sburocratizzazione radicale.
ci permettiamo di mettere a disposizione della Regione Campania un metodo di lavoro che è quello che abbiamo utilizzato nella nostra città. Per questo abbiamo fatto questa visita con Matteo, abbiamo visto alcune opere puntuali, l'impianto di compostaggio, il porto turistico Marina d'Arechi, la cittadella giudiziaria. Com'è possibile che noi realizziamo un impianto di compostaggio qui per la lavorazione dell'umido, l'unico impianto che abbiamo in Regione Campania, 30.000 tonnellate di lavorazione l'anno, in 17 mesi di cantiere, abbiamo speso 26 milioni di euro. È un intervento straordinario, simbolicamente importante, sia come esempio di come si possono spendere i fondi europei, sia come esempio di come si può uscire dall'emergenza rifiuti eterna. Qualche settimana fa, di fronte ai 7 milioni e mezzo di ecoballe che abbiamo accumulato per tutta la regione, il presidente pro tempore, molto pro tempore della Campania, ci ha detto che hanno tolto 200.000 tonnellate. 200.000 tonnellate, cioè con i tempi di azione della Regione Campania, 7 milioni e mezzo, 200.000 in 5 anni, se ne parla fra un secolo e mezzo di togliere le ecoballe e risanare la terra dei fuochi. E per quante aspettative di vita possiate avere, mi pare un po' lunga la storia, diciamo un secolo e mezzo, però sono stati maliziosi perché hanno fatto una grande operazione di promozione dei prodotti della Campania, che consiste in questo: hanno preso 4 milioni e mezzo di euro destinati alla terra dei fuochi e hanno pagato le partite di pallone. Così come ve la dico, mica mi ricordate, mica l'ho fatto io, ha fatta lui sta cosa. Come se un consumatore di Milano, di Firenze, di Torino non potesse comprare i prodotti agricoli nostri perché vede sulla maglietta della Casertana, la Salernitana, il Napoli, la Giulianese, noi siamo campani. No, i prodotti li vendiamo se bonifichiamo la terra ai fuochi, se abbiamo la tracciabilità dei prodotti, se abbiamo l'ambiente civile, una sburocratizzazione radicale. Intendiamo fare quello che abbiamo fatto qui, uno sportello unico per l'impresa, 2 mesi per far partire un cantiere, 2 mesi, non 20 anni, 2 mesi, si può fare, lo abbiamo già dimostrato qui, una sburocratizzazione totale, autocertificazione a 360 gradi, non possiamo essere la regione che ha 3 valutazioni di impatto ambientale, la VIA, la VAS, la VI, la Wasserman, la Transaminasi, l'analisi del SA, un imprenditore che voglia investire qui ci metta 20 anni, ma non è possibile. Allora un conto è avere, come doveroso che sia per un grande intervento, un'analisi preventiva dell'impatto ambientale. Se devi fare il tramezzo in questo albergo basta l'autocertificazione del tecnico e la regione fa i controlli a campione. Se devi aprire un oblò in un albergo della costiera, abbiamo scoperto da qualche settimana che siamo obbligati in Campania a mandare per realizzare un gazebo in un cortile, in un giardino, il calcolo strutturale al genio civile per avere l'autorizzazione sismica per un gazebo, fra poco per un ombrellone avremo la... andate al diavolo. Allora noi abbiamo il dovere di correre, non abbiamo un minuto di tempo da perdere. Rivedere le zone ASI, rivedere tutti i regolamenti, rifunzionalizzare il genio civile, abbiamo bisogno di creare lavoro, di aprire i cantieri, non di passare carte perché la gente non ne può più e non arriva alla fine del mese. Allora, noi ci candidiamo a fare queste cose nella Regione Campania e sentiamo sinceramente di avere qualche capacità e qualche caratteristica utile per la Regione Campania. Non c'entra la dimensione dei territori, c'entra il metodo di lavoro. È necessario essere donne e uomini liberi, è necessario avere piena autonomia di azione, non avere padroni e non avere padrini e avere quel tanto di capacità amministrativa e di coraggio. Questa regione per 5 anni è stata la regione dell'immobilismo totale, non hanno deciso niente. Se io domando a voi, ditemi un'opera fatta, ci si risponde abbiamo aperto 1.000 cantieri, no, hai messo 1.000 timbri, hai avviato 1.000 procedure, i cantieri aperti e chiusi sono un'altra cosa, confondono le visioni con la realtà e ci vuole un po' di coraggio, come dico io. Perché di questi tempi, con questo groviglio burocratico amministrativo, se hai paura di un avviso di garanzia è meglio che te ne vai a casa, perché non puoi amministrare. Allora ci candidiamo per fare queste cose avendo al centro del nostro programma il lavoro in maniera ossessiva, il lavoro. Noi cercheremo di chiedere un aiuto al governo,
avremo bisogno di un aiuto da parte del governo per i processi di reindustrializzazione, per chiedere che i grandi gruppi nazionali non abbandonino la Campania. Questa è una terra che non può essere desertificata, altrimenti diventa complicato anche la battaglia per la legalità, perché quando in un grande quartiere un padre di famiglia, un ragazzo per un anno, due, tre, cinque non ha una speranza di vita e di lavoro, prima o poi incontra la camorra. Questa è la battaglia vera contro la camorra. Allora, noi ci presentiamo, ci proponiamo per fare queste cose e creare lavoro, e voi sapete meglio di chiunque altro, e l'ultima cosa e finisco, che la sola vera grande speranza di avere legalità e trasparenza è legata alla nostra vittoria. È stato il governo nazionale che ha commissariato l'azienda ospedaliera di Caserta, inquinata da infiltrazioni camorristiche. Lo sapete voi e lo sappiamo tutti in Campania. C'è un vero sistema di potere duro che deve essere sconfitto, ed è quello che si aggrega intorno a Luigi Cesaro, che non vota per noi ma vota per qualcun altro. Allora, noi ci presentiamo così, a testa alta, per questo lo slogan, a testa alta. Noi siamo la nuova Campania, siamo la Campania civile, la Campania laboriosa, la Campania che ha anche aree di sofferenza sociale, ma che ha anche, come dire, il senso del futuro, della sfida della modernità. Sapete voi e lo sanno tutti in Campania, anche le pietre, la sola vera speranza di cacciare dalle istituzioni delinquenti è rappresentata dalla nostra vittoria. Mobilitatevi per gli ultimi giorni di questa campagna elettorale, dovete conquistare voti, ognuno di voi, non basta il voto dei presenti, ognuno di voi vada a conquistare 100, 200 voti, sapete che se le stanno comprando, conoscete le porcherie che stanno facendo, non vi preoccupate, la mia impressione è che non ce la faranno, se ne andranno a casa comunque, a condizione che voi rimaniate mobilitati. E così, se avremo questa vostra mobilitazione, come andiamo dicendo noi in queste ore, la notte del 31 maggio non sarà soltanto una grande splendida notte di primavera, ma sarà anche l'inizio di una nuova grande storia civile e di sviluppo per la Campania, per Napoli, per i nostri figli. Grazie a tutti, buon lavoro.